Puntata numero 60 di Minuto Zero. Buonasera e bentrovati. Buonasera Gianmarco. Buonasera Fabio, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Anche oggi un menù ricco tra calcio e volley, anche basket. Quindi Fabio, io darei subito la parola a te per cominciare questa nostra nuova puntata, no? Primo incontro, parliamo di Superlega e iniziamo dal match di domani pomeriggio alle 18 che vedrà di fronte Prisma Taranto e Juasa Batteri Grottazzolina. Il punticino conquistato con Padova, il merito per, se non altro, insomma, di muovere la classifica è arrivato dopo una partita da record, ben 2 ore e 57 minuti di battaglia tra le due squadre. Si tratta della partita in assoluto più lunga mai disputata in Superlega. I pugliesi vengono dallo stop di Piacenza e attualmente sono un punto sopra la formazione di coach Ortensi che ci presenta così proprio lui. Questo incontro. Lavoro poco perché abbiamo avuto poco tempo, questa è una settimana cortissima, sono solo 3 allenamenti. Arrivamo da una partita insomma, molto, molto lunga che ha lasciato insomma, qualche scoria, quindi bisogna recuperare un pochettino. L'importante è recuperare bene tutte le energie fisiche e mentali per arrivare a questa partita. Insomma, intanto bene da questi due punti di vista. Reduce dalla sconfitta contro la Rana Verona, la Lube Civitanova vuole continuare a vincere in casa. I cucinieri all'Eurosuole Forum, infatti, domenica alle 18 ospitano il Cisterna Volley Latina. E allora a presentarci la gara è Aris Lagungia. Andiamo a sentire le sue parole. Sarà sicuramente una partita molto delicata, molto tosta. Alla fine ancora deve prendere una partita, un po' di punti. Anche per noi non vogliamo perdere sicuramente a casa, vogliamo continuare questa serie di vittorie a casa. E anche per me c'è un stimolo in più che devo raggiungere 1500 punti prossima gara. E ci spostiamo sul versante della Serie A femminile. Si gioca domenica pomeriggio alle 17 la sfida tra Talmassons e Megabox Vallefoglia. Dopo aver letteralmente schiantato Busto Arsizio, le Tigri di Coach Pistola si preparano alla trasferta di La Tisana in casa del Talmassons, come dicevamo, che nell'ultimo turno è andata a conquistare un pochino a sorpresa la sua prima vittoria in casa di Bergamo. Match che ci viene inquadrato dal vice coach Domenico Petruzzelli. Questa è una settimana in cui ci stiamo preparando molto bene, no, per la partita contro Talmassons. Ovviamente quando si vince tutto è più facile, quindi abbiamo iniziato una buona settimana. Ci prepariamo per Talmassons, che è una squadra molto, diciamo, esperta. La partita di domenica sarà molto importante per continuare la scia positiva. E niente, affrontiamo una squadra che è molto esperta, in cui diciamo, bisogna fare attenzione specialmente a questi quattro. E sarà una battaglia perché loro comunque anche loro hanno vinto domenica e daremo tutto per portare a casa altri punti importanti. E scendiamo adesso in Serie A2, dove la Balducci Macerata, che torna a giocare al Palasport Fonte Scodella dopo la vittoria, dopo le tre vittorie, anzi per 3-0, l'ultima proprio domenica scorsa in trasferta a Lecco, che permettono alle arancionere di arrivare a punteggio pieno al big match contro San Giovanni Marignano in programma domenica. Le romagnole sono allo stesso modo a quota 9 punti nella classifica del girone, reduci anche loro da 3 punti con un solo set perso. E allora ad introdurci la sfida di domenica, la palleggiatrice Asia Bonelli. Domenica ci aspetta un big match, quello con San Giovanni Marignano. Sappiamo che sarà una partita tosta perché anche loro comunque arrivano qui a punteggio pieno. E niente, noi stiamo lavorando sodo in palestra per poter arrivare più pronte possibili a questa partita. E loro sappiamo che arriveranno cariche e niente, è una bella squadra e possono contare su Ortolani come opposto, che è un giocatore di grande esperienza e anche comunque di altri buoni attaccanti, quindi noi siamo pronte a poterlo ospitare qui in casa, speriamo d'apporto di tutto il pubblico e niente, quindi ci aspetterà una bella partita, quindi vi aspettiamo domenica al palazzetto.
Appuntamento domani, adesso siamo passati al basket di Serie 2 maschile, dicevo appuntamento domani sera alle 20.30 per Urania Milano, VL Carpegna Prosciutto, Pesaro. È un momentaccio per Pesaro, lo possiamo dire, a Venona hai inanellato il terzo stop consecutivo, non ha dunque inciso l'arrivo in panchina di coach Spiro Leca, non poteva essere diversamente visto che l'esperto coach aveva avuto soltanto un paio di giorni in pratica per vedere all'opera la squadra. Scopriremo a Milano se in settimana sarà riuscito invece a scuotere un pochino un ambiente, uno spogliatoio finora decisamente deludente in casa dell'Urania, che viene dalla dolorosa sconfitta di un solo punto a Udine. Sentiamo allora proprio le parole del coach Spiro Leca. Impegnativa, la squadra fisica, con talento, che è iniziato alla grande il campionato, anche le sconfitte erano contro squadre forti e che poi loro erano sempre in vantaggio, vuol dire che il gruppo c'è, la squadra è allenata bene e dobbiamo essere bravi a non farli correre e a limitare i loro punti forti, e noi abbiamo il nostro focus soprattutto su noi stessi, che ancora dobbiamo prendere un buon ritmo, una fluidità offensiva che ancora ci manca e mettere tanta, tanta intensità. E rimaniamo a Pesaro, ma questa volta cambiamo sport, passiamo al calcio di Serie C con la Vis Pesaro, che dopo un lungo digiuno vuole tornare alla vittoria. In questo momento è infatti in corso allo stadio Tonino Benelli la sfida della formazione di coach Stellone contro il Carpi. Naturalmente, se state vedendo questa puntata in replica, saprete già il punteggio finale. Fabio. Bene, andiamo avanti sempre con la Serie C di calcio, perché invece si gioca domenica pomeriggio alle 17.30 Pineto-Ascoli. Prima, insomma, lo dicevamo per la VL ed è un momentaccio anche per il Picchio, che con il Perugia ha conosciuto la quarta sconfitta di fila, ben tre delle quali al Del Duca, che insomma un tempo era un fortino difficilmente espugnabile. Le ultime tre con in panchina Mimmo Di Carlo, dopo la fugace esperienza dell'allenatore della Primavera Ledesma e l'inizio del campionato con Massimo Carrera. Insomma, Ascoli chiamata al riscatto. Assolutamente, noi ce l'auguriamo naturalmente. Scendiamo ora tra i dilettanti, partendo dal calcio di Serie D e cominciando dalla San Benedettese, attesa ad un pronto riscatto dopo l'inatteso scivolone casalingo nel turno infrasettimanale contro il fanalino di coda Avezzano. In particolar modo grida ancora vendetta il rigore non assegnato per quel fallo su Fabbrini negli ultimi minuti di gara, una Samb comunque che vuole riprendere la marcia e consolidare il primato. La formazione di Palladini infatti domenica fa visita ad un Isernia in forma smagliante, Isernia che, pensate, nell'ultimo turno ha battuto per 4-3 a domicilio il Sora dopo essere stato sotto di 3 reti, quindi insomma, Fabio, una partita tutt'altro che facile. In Serie D lo abbiamo imparato, non c'è mai nulla di scontato. Bene, andiamo avanti, sempre domenica alle 14.30 il match tra Fossombrone e Notaresco, nell'infrasettimanale di mercoledì a Recanati, prima sconfitta stagionale per i bianco-azzurri di mister Fucili, che si presentavano al Tubaldi da prima in classifica e ancora in battuta. Dopo questo turno un popazzo, mantengono la testa della classifica insieme alla Samb, ma vengono entrambe raggiunte da 3 abruzzesi a quota 15, Chieti, Teramo e L'Aquila. Al Bonci arriva dunque, come dicevamo, il Notaresco, che viene dallo stop proprio in casa dell'Aquila. Sentiamo il direttore generale Marco Meschini. E ora per fortuna arriva di nuovo quasi subito la partita, in modo da dimenticar veloce. Dovremmo essere bravi a resettare quello che è stato mercoledì e a ripartire da domani pensando alla partita in casa con Notaresco, che sarà una partita molto ostica, molto difficile, perché Notaresco ha molti meno punti di quelli che merita. Quindi ecco, dovremmo essere bravi e concentrati a fare il massimo di quello che possiamo fare. E allo stadio Mancini andrà in scena uno dei 3 derby di giornata, quello tra Castelfidardo e Atletico Ascoli. Dopo il punto ottenuto con la Civitanovese, la formazione di mister Giulio Dori vuole il successo davanti al pubblico amico contro un Atletico Ascoli rinvigorito dalla vittoria di misura contro il Roma City. La vigilia in casa biancoverde attraverso le parole del centrocampista Matteo Baldini.
domenica aspettiamo Atletico Ascoli, squadra forte di categoria, chiude un trittico importante perché San Benedetto in casa è una partita importante, questa altra partita importante, dobbiamo iniziare a trasformare il campo per un fortino, è importante, dai. Altro derby, anzi super derby tra Ancona e Recanatese, una sfida che negli ultimi anni eravamo abituati a vedere nella categoria superiore, che vede di fronte due squadre appaiate a 9 punti, ma che arrivano alla sfida con uno stato d'animo praticamente contrapposto. Da una parte l'Ancona di Gadda che dopo un'eccellente partenza si è completamente smarrita, 5 sconfitte negli ultimi 6 turni, addirittura imbarazzante il 4-0 subito a Termoli nell'infrasettimanale. Dall'altra la Recanatese di mister Filippi, che invece era partita malissimo, 5 sconfitte consecutive, ma praticamente ora viene da 3 successi altrettanto consecutivi. Mercoledì ha regolato 2-0 la fin lì imbattuta capolista Fossombrone, insomma derby a tinte forti. Sentiamo le due sponde, iniziamo da Ancona con il l'AD Antonio Recchi. Con la Recanatese rappresenta con noi un crocevia molto importante di questo campionato. Dopo un inizio abbastanza importante abbiamo avuto una battuta d'arresto molto significativa. Questo non vuol dire che nulla è perduto, non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi ora. Sicuramente ci troveremo di fronte un avversario che vorrà fare bene al Del Conero. Non dobbiamo pensare che sia la Recanatese di Coppa Italia e soprattutto dobbiamo cercare di concentrarci su noi stessi per poter fare interpretare la partita al meglio. Fronte Recanati, il mister Giacomo Filippi. Oh, ma sicuramente dobbiamo guardare partita dopo partita, dobbiamo dare valore alle nostre prestazioni, su quelle che dobbiamo lavorare, su quelle prestazioni dove c'è ancora margine di crescita, molto margine di crescita, dobbiamo essere bravi tutti a tirarli fuori questi valori e metterli in campo partita dopo partita. Altra trasferta per la Fermana che dopo il buon pareggio ottenuto nel turno infrasettimanale sul campo del Chieti sarà impegnata nella trasferta contro il Roma City. A parlare, a presentarci la sfida in casa gialloblu è il direttore generale Michele Paolucci. Domenica affrontiamo una squadra di cui conosciamo bene le caratteristiche, una squadra fisica e organizzata, ma noi siamo in un percorso di crescita. Quello che mi aspetto e ci aspettiamo adesso è uno step mentale, perché dobbiamo avere continuità, e la continuità credo che dipenda molto dal discorso mentale dopo la partita di Chieti, che conferma un processo che è di crescita. Questi ragazzi devono fare e faranno, sono convinto, uno step importante a livello di testa, e questo ci consentirà di fare una buona prestazione e di portare a casa dei punti che ci servono per il nostro percorso, che comunque, ripeto, essere molto positivo. Direttore sportivo, e naturalmente chiedo bene a Federico Ruggeri, direttore generale della Fermana. Andiamo avanti perché si gioca invece mezz'ora più tardi rispetto alle altre partite, quindi domenica alle 15 la sfida tra Vigor Senigallia e Civitanovese. Dunque un altro derby che torna a distanza di diversi anni. Rossoblù di Clementi ridimensionati nelle ultime settimane, 1 punto in 4 partite, sconfitta mercoledì a Teramo, mentre la Civitanovese è riuscita a registrare la difesa nelle ultime 2 partite, 2 altrettanti clean sheet, e dunque solo però un pareggio al Polisportivo nell'infrasettimanale nel derby con il Castelfidardo. Vigor che ha anche perso tra l'altro le ultime 2 partite interne al Bianchelli, e che proprio oggi ha ufficializzato un paio di movimenti di mercato. È arrivato Diop, invece saluta Alla. Iniziamo proprio dalla sponda rosso-blu con il capitano Denis Pesaresi. Dobbiamo riazzerare e pensare subito alla Civitanovese, e dobbiamo fare una grandissima partita per portare a casa i 3 punti davanti al nostro pubblico, che sicuramente ci sosterrà, e dobbiamo aumentare un pochino l'asticella, e sono sicuro che lo faremo. Sponda Civitanova adesso con il mister Santi Alfonsi. Domenica sarà un'altra partita come sempre, difficile. Loro vengono da questo periodo negativo, ma noi cerchiamo di continuare questa piccola striscia con 2 partite dove non abbiamo subito gol, dove abbiamo fatto bene.
dobbiamo lavorare, questi 2-3 giorni sono rimasti, cercare di recuperare più energia possibile per preparare bene questa partita. Ripeto, sarà molto difficile, ma noi dobbiamo andare con la stessa cattiveria, la stessa voglia che stiamo mettendo in queste ultime partite, che stiamo facendo qualcosa di bello e di importante, e continuare a fare una serie di risultati ancora. Il punto sull'eccellenza ora con la capolista maceratese, che se la vedrà con l'Urbino, mentre il Chiesa Nuova ospiterà il Montefano. Il Montecchio Gallo se la vedrà con l'Osimana nello scontro diretto ad alta classifica, trasferta invece ad Urbania per la San Giustese. Il Matelica vuole riprendere la corsa verso i piani alti e se la vedrà contro il Fano, che lo ricordiamo è fanalino di coda, e poi sfida casalinga per il Montegranaro contro l'Atletico Mariner. E lo scontro diretto in chiave salvezza tra Portuali Dorica e Fabriano Cerreto. Il Monturano Campiglione infine ospita il Tolentino in quello che è un altro scontro diretto per la salvezza. Torniamo al basket, alla B nazionale, si gioca domani sera alle 20 la sfida tra Virtus Roma e General Contractor Iesi. Viene da una bella iniezione di fiducia la compagine di coach Ghizzi Nardi dopo l'importante successo di un punto su Sant'Antimo, grazie al quale ha agganciato a quota 4 appunto l'avversaria di domani, la neopromossa Virtus di Tonolli, che invece è tornata a mani vuote dalla trasferta di Piombino. Sentiamo come ce la presenta l'ala Enzo Damian Sena. Ci prevede una partita molto insidiosa, come prevede, diciamo, il campionato, perché il campionato è così, è insidioso, è difficile, e ogni domenica, in questo caso sabato, ci sono partite che rivelano la difficoltà di questo campionato. Niente, sicuramente noi dobbiamo rifugiarci nella nostra difesa, che credo sia un punto di riferimento per noi in questo inizio di campionato, e cercare di trovare i punti deboli delle loro difese per contrastare con il nostro attacco. Giocheranno proprio all'ora di cena, quindi potrebbe essere l'orario giusto per la Iesina. Vuoi che ti rispondo oppure andiamo avanti? Andiamo avanti. Andiamo avanti allora con la Risto Pro Fabriano, che sarà invece impegnata in terra toscana, in casa della Legno PL Livorno. I bianco-blu di coach Andrea Nicolai sono pronti al riscatto dopo la sconfitta casalinga contro Cassino. E allora sentiamo come ci introduce la gara il centro, Lorenzo Molinaro. Adesso ci aspetta una partita molto difficile contro la PL Livorno, fuori casa, in un campo molto difficile. Dobbiamo riscattarci dall'ultima sconfitta in casa contro Cassino, che è una nostra pari classifica tendenzialmente, e dobbiamo dare tutto come abbiamo sempre fatto e cercare di portarla a casa. E allora andiamo avanti con il basket di B interregionale. Sempre domani, ma alle 20:30, Roseto contro Svezia Recanati. Ma dunque una serata trasferta insidiosa in terra abruzzese per i leopardiani, che hanno subito cancellato il primo stop stagionale subito a Senigallia, regolando Val di Ceppo con Pozzetti grande protagonista. Insidiosa perché i rosetani di Castorina nell'ultima hanno trovato il loro secondo successo andando a vincere al Pala Megabox a casa del Loreto Pesaro. Sentiamo il playmaker Michele Zomero. Dopo la vittoria di domenica in casa contro Val di Ceppo, andiamo in trasferta sabato a Roseto contro una squadra molto forte, soprattutto dopo le vittorie contro Ozzano e Loreto Pesaro. Hanno una squadra composta da giocatori molto estrosi, come lo stesso Aretti e Maretto, e inoltre hanno giocatori molto esperti come gli Stili. Con la squadra stiamo preparando una partita molto difficile, ma siamo sicuri che attraverso il lavoro in campo riusciamo a dare il meglio, soprattutto grazie al nostro pubblico, che in ogni partita in trasferta ci fa sentire come se fossimo in casa. E passiamo ora al Bramante, che dopo l'inatteso KO di Teramo va a far visita a Ozzano. Un Ozzano reduce da 2 vittorie consecutive, trasferta quindi piuttosto impegnativa, e a fare le carte al match è l'assistant coach Cristian Ferretti. Sabato sera andiamo a giocare, Bramante, andiamo a giocare a Ozzano. Sarà una partita molto difficile, sarà una serie candidata alla promozione finale. Ozzano tra le proprie file vanta giocatori di esperienza anche addirittura di Serie A.
sarà una sfida molto difficile, dove noi dovremmo ribattere la brutta prestazione del weekend scorso fatta a Teramo, ma venderemo sicuramente cara la pelle. E adesso le partite di domenica. Alle 18 si gioca Virtus Civitanova, sì con te, Porto Recanati. Si devono entrambe riprendere da un passo falso le protagoniste di questo altro bel derby. La Virtus è reduce dalla sconfitta di Matelica, mentre l'Atila Junior ha subito un inatteso stop interno con Ozzano. In classifica il team di Domizioli è a quota 6, segue due punti dietro quello di Scalabroni, ed è proprio il coach di Porto Recanati a presentarci il match. Civitanova è una squadra che sta facendo molto bene, al di sopra delle proprie aspettative. Noi siamo in un momento in cui veniamo dalla buona partita giocata con Ozzano. Stiamo lavorando bene, stiamo facendo bene in settimana, siamo convinti che tutto il seminato fino ad oggi verrà raccolto e verrà raccolto a breve, quindi andiamo con fiducia a Civitanova. Trasferta invece per la Golden Gas Senigallia con la formazione di coach Petitto, che sarà impegnata al Palasport di Perugia domenica alle 18 contro Val di Ceppo. Si prospetta una gran bella sfida per le due formazioni, che si trovano allo stesso punto, agli stessi punti in classifica, con 3 partite vinte e 2 perse. E allora sentiamo come ci introduce alla sfida il vice coach Gabriele Marini. E affrontiamo una squadra che in casa non perde praticamente mai, un campo molto difficile, una squadra sicuramente di altissimo livello, Val di Ceppo, con delle individualità importanti, con un gruppo storico che ormai sta insieme da diversi anni, da Ratta, Speziali a Meschini, insomma una squadra sicuramente delle individualità importanti. Hanno aggiunto Gonzales, un giocatore molto molto efficace, però noi siamo assolutamente in una buona forma, siamo in fiducia, veniamo dalla vittoria in trasferta ottenuta con le stesse chiavi della vittoria in casa con Recanati, quindi con tanta difesa, con tanta aggressività, con un ottimo quarto-quarto. Andremo a Val di Ceppo consapevoli di dover fare una partita ai limiti della perfezione, ma faremo del nostro meglio. Sempre domenica alle 18 si gioca alla Imatelica a Teramo. Nonostante le assenze di Zanzotti, Ramusci e Mazzotti, la Vigor, come detto in precedenza, ha portato a casa un derby molto sentito con Civitanova. Protagonista il play, Panzini, autore di 20 punti, si porta dunque nel gruppone a quota 6 alle spalle di Recanati. Ancora un impegno interno adesso per i ragazzi di coach Trullo, questa volta con Teramo, che domenica scorsa ha raccolto i suoi primi 2 punti con Bramante. Lo avevamo citato, per parlarci del match c'è il playmaker Lorenzo Panzini. È una squadra che sicuramente non è una squadra materasso, è una squadra che sarà difficile da incontrare, viene da una vittoria anche importante, quindi sicuramente proveranno a continuare questo trend positivo. Ma come penso che dovremo far noi tutta la stagione, dobbiamo pensare in primis a noi, perché comunque siamo una squadra ben attrezzata, quindi penso che se riusciamo a crescere noi e a imporre il nostro gioco, il nostro ritmo e le nostre idee, e non dobbiamo mai vedere chi abbiamo davanti a noi, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. Chiude il quadro della vinta regionale domenica, ma alle 18.30 la sfida tra Olimpia Castello e Loreto Pesaro, grandi deluse dell'ultimo turno di campionato, entrambe sconfitte tra le mura amiche. A Castel San Pietro è passata la Golden Gas Senigallia, come dicevamo, mentre è stata una vera e propria sorpresa la seconda sconfitta consecutiva della compagine di coach Ceccarelli, con un finale thrilling che ha lasciato campo ad una sulla carta, diciamolo, non trascendentale Roseto. E siamo arrivati alla fine. Abbiamo detto tutto, caro Fabio, anche per questa sera. Ringrazio voi per averci seguito, ringraziamo naturalmente gli uffici stampa delle rispettive squadre per averci mandato i loro contributi video, ringraziamo anche William Tarducci in regia. Noi ci rivediamo venerdì prossimo per un nuovo appuntamento con Minuto Zero. Buonasera.